Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in un altro video. Bentornati sul canale, da un po' di tempo che non faccio video e però in caldo avevo un po' di cose da farvi vedere. Infatti cercherò di fare in questo periodo meno tutorial e mostrarvi un po' di cosini che appunto ho accumulato in questo periodo e che non ho potuto mostrarvi causa impegni del bebè che in questo momento si è svegliato. Sì. Dunque, cosa stavo dicendo? Allora, volevo farvi questo video assolutamente perché è una cosa che volevo testare insieme a voi. Non so se conoscete la famosa YouTuber, ovvero essendo famosa molto probabilmente la conoscete, ma se non la conoscete vi parlerò appunto di questa famosa truccatrice, makeup artist olandese, ovvero Nikki Tutorial, che un po' di tempo fa in un suo video raccontava un piccolo aneddoto, ovvero che si era svegliata a casa del fidanzato e non aveva una base per il fondotinta e un po' guardando tra le cose del ragazzo aveva trovato un prodotto che adesso vi mostrerò che applicato prima del fondotinta aveva reso quest'ultimo super figo, extra flawless, a lunga durata. Il prodotto di cui quindi voglio parlarvi è questo dopobarba della Nivea, ovvero il Nivea Man Sensitive Balsamo Dopobarba 0% alcol, quindi alcol free. E appunto lei diceva che questo fondotinta, questo dopobarba, cioè quindi questa crema aftershave, è formidabile come primer per il fondotinta perché dopo l'acqua, che è il primo ingrediente che si trova nell'INCI, abbiamo la glicerina. La glicerina quindi che cosa fa? Crea una base un po' appiccicosa e permette quindi al fondotinta non solo una maggiore, cioè una stesura migliore, quindi è più facile stenderlo, quindi renderlo più omogeneo, ma appunto essendo una base appiccicosa, quindi non liscia come possono essere molti primer, quelli estremamente siliconici, aiuta quindi il prodotto a rimanere sul vostro viso senza che si sciolga e vada scomparendo durante la giornata. Ho visto che c'è un'altra ragazza che fa video qui su YouTube, Claudia Maiorano, che io saluto, vi lascio il link del suo canale qui nell'info box e la saluto perché è splendida, è una ragazza simpaticissima, andate a vedere il suo canale. E anche lei ha voluto testare questo prodotto, appunto indicato da Nikki Tutorials. E in effetti è una prova su strada, cioè praticamente io questo prodotto non l'ho mai provato. L'ho comprato un po' di tempo fa, ripromettendomi di farci un video, però appunto non avendo avuto il tempo l'ho conservato appunto in attesa di mostrarvelo e di vedere anche su di me come funziona. Ovviamente, essendo un dopobarba, mi aspetto che abbia un odore da masculo. Si può dire masculo? Da uomo, da macio. E volevo dirvi anche: io non sono una grande lettrice di INCI, però questo dopobarba contiene anche estratti di camomilla, il tocoferolo, ovvero la vitamina E, la mamelis che è molto calmante, va bene anche sulle pelli leggermente acneiche, è ottimo. Poi maltodestrine, che penso siano zuccheri, tapioca, la polvere di tapioca. Poi un addensante, il Carbomer, mi pare di ricordare. Il piroptone, che se io non sbaglio, se non mi sbaglio, viene utilizzato negli shampoo, quelli antiforfora, quindi molto probabilmente sarà un ingrediente che va a limitare, diciamo, quei problemi di pellicine sulla pelle, penso.
E poi Profumo ovviamente non è libero da fragranze, per cui se avete allergia alle fragranze, mi raccomando, appunto, vedete bene. E lo apro. La confezione è di vetro e il tappo è di plastica, quindi è una confezione che ho alla fine, cioè quando avrete finito, potete utilizzare, riutilizzare anche essendo di vetro. Sa di uomo, ma neanche troppo, ecco. Non tantissimo, non come può essere una colonia tipo il Pino Silvestre. E sì, allora io adesso vi farò vedere un lato del viso con l'utilizzo del dopobarba e l'altra parte del viso non stenderò quindi questo prodotto e metterò solamente il fondotinta un po' per vedere se appunto già subito immediatamente riusciamo a percepire questa differenza tra un lato con appunto questa base di glicerina e l'altra parte no. Inoltre volevo dirvi che non farò la prova a durata perché avendo io la pelle grassa praticamente utilizzo solo fondotinta a lunga durata e in particolare in questo periodo sto utilizzando l'Infallible 24 ore matte, quello opaco che ha una durata pazzesca anche sulla mia pelle che è super grassa, anche se devo dire la verità, in gravidanza era molto più grassa. Nell'ultimo periodo la pelle si è normalizzata, anche se qualche brufoletto, ahimè, è ricomparso, cosa che appunto durante la gravidanza non accadeva. Comunque sto utilizzando questo e sarebbe stupido fare una prova di durata con questa base. Quando il fondotinta è già a lunga durata, sarebbe una presa in giro, vi prenderei in giro. Quindi vediamo solamente se esteticamente riuscite a percepire questa differenza e bando alle ciance, io immediatamente mi metto a lavoro. Dunque, ho lavato semplicemente il viso, non ho fatto molti, molti scrub perché nell'ultimo periodo la pelle è abbastanza delicata. E quindi non ho niente, non ho messo neanche la crema. Vediamo, vediamo, vediamo. Ho paura. Adesso prelevandolo dalla confezione si sente un po' di più questo odore. Tipo di qualcosa di legnoso, sandalo, sandalo, infradito. Ok, let's go. Ok, ho steso il dopobarba, mi fa sempre effetto, essendo il primer, no, essendo il dopobarba, mi sento molto macio oggi. Quindi ho steso questo dopobarba ed effettivamente la sensazione è quella di quando spruzzate la lacca sulla pelle e poi dopo la andate a toccare, quindi è un po' appiccicosa. E si asciuga rapidamente, estendendo poi questo odore un po' mascolino va via, ecco, non è che sembrate appunto uomini appena usciti dal barbiere. È un profumo leggero e si asciuga velocemente e appunto avete questa sensazione un po' di appiccicoso sulla pelle. Vado a stendere il fondotinta che ho detto che è questo della L'Oreal, l'Infallible Matte 24 ore matte. Io utilizzo la colorazione 20 sand perché sto andando un po' al mare e anche se per portare mio figlio al mare
Devo andare molto presto, mi sveglio a degli orari assurdi per portarlo al mare, però, e quindi prendo il sole delle 7 del mattino, certo un'abbronzatura da Ibiza, non l'avrò mai quest'anno, però comunque un leggero colorito l'ho preso, per cui utilizzo una colorazione un po' più scura. Quindi su questo lato vado a mettere il fondotinta con il dopobarba e qui no. Ecco qui la stesura del fondotinta. Voi che dite? Aspettate che mi avvicino. Ma io, più che un fatto di pelle, mi sembra che sia abbastanza uguale sia a destra che a sinistra. La cosa che mi ha lasciato veramente meravigliata è il fatto che sul lato in cui ho messo questo dopobarba ho dovuto utilizzare meno fondotinta perché molto probabilmente la base azzeccosa, azzeccosa si può dire appiccicosa, non ha permesso al pennello di mangiare troppo prodotto. Quindi con diciamo due spremutine di fondotinta ho coperto completamente e ho completamente ma anche con un buon risultato di coprenza metà viso, ragazzi, perdonate, è un sacco di tempo che non faccio video, ogni tanto parte una parola un po' a caso. Invece da questo lato, proprio perché non c'era la base appiccicosa, il pennello ha mangiato più prodotto e quindi ho dovuto utilizzare quindi più fondotinta. Per cui, nei termini di economia, cioè di utilizzare meno prodotto, questa base sicuramente vi permette di utilizzare meno fondotinta. Utilizzando meno fondotinta avete uno strato minore di prodotto, quindi sicuramente il fondotinta durerà di più. Quindi sì, molto probabilmente non è un fondotinta, questo dopobarba è utilissimo appunto perché vi permette di utilizzare poco prodotto. Ora, l'aspetto mi sembra abbastanza uguale in entrambi i casi. L'unica cosa che noto è che diciamo, qui come se la grana della pelle fosse un po' più uniforme, per cui il fondotinta appare più vellutato, anche se è un fondotinta vellutato, appare più vellutato rispetto a questo lato qua, in cui per esempio in questa zona qua che è un po' secca, appunto si notano quelle pellicine che credo il piroctone, cioè questo ingrediente che trovate all'interno della composizione, aiuta a far scomparire o quantomeno ad ammorbidire, quindi a non renderle così visibili. E voi che dite? Lo promuoviamo? Io direi che sembra un prodotto buono, ovviamente non nasce come primer, però vedendo in giro quanto costa un primer e se mettiamo che in un primer c'è la glicerina e
Casomai non c'è neanche qualche prodotto curativo, come invece troviamo all'interno di questa composizione, forse è meglio spendere. Credo che lo abbia pagato 6 euro, 7 euro da Idea Bellezza. Quindi io lo consiglio. Se avete un fidanzato o un marito o un compagno o un papà o un fratello che utilizza questo prodotto, rubateli un pochino e sperimentate. Se non lo avete e volete provare, potete sempre comprarlo e poi sbolognarlo se non vi piace a qualche maschietto della vostra famiglia. Io credo che appunto come primer sia buono proprio perché vi permette di utilizzare meno prodotto e quindi di sprecare meno fondotinta, meno correttore, proprio perché la base appiccicosa vi permette di utilizzare pochissimo, pochissimo, pochissimo fondotinta per avere un'ottima copertura. Spero che questo video vi sia tornato utile. Io vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto sempre qui sul canale. Ciao!